Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale Gino Gamerino. Eccoci qui di nuovo su Farming Simulator 22 e la mappa Italia Rise. Allora, innanzitutto faccio gli auguri di buon Natale a tutti quanti. Spero abbiate passato una felice giornata. Ok, spero che il Babbo Natale sia passato ovunque. E cominciamo ora il gameplay, signori, perché allora, lo scorso episodio abbiamo messo le serre, abbiamo messo il pollaio e tante belle cose, ok? Adesso, per far avviare queste serre c'è bisogno di portare acqua, semi, fertilizzante e l'erbicida, ok? Alcune cose già le avevamo prese nello scorso gameplay. Adesso l'acqua direi di metterla subito. Abbiamo installato qui, diciamo, l'idrante dove possiamo andare a caricare l'acqua e metterla nelle serre. Però per fare ciò ci servirà intanto l'autobotte. Andiamo a cercare, perché ora andiamo a trovare, che qui sembra facile ma non lo è. Allora, vediamo un po' l'autobotte. Possibile che qui non c'è un'autobotte? No, questo è il carobotti degli iguami. Non ci interessa. Allora, dove sta l'autobotte? Eppure ci stava, eh? Carrelli? Su carrelli? Ma non credo che sia su carrelli. No, infatti qua non lo vedo. No, non c'è nessun autobotte. Questa nemmeno. Quindi lì non c'è. Allora, andiamola a cercare. Andiamola a cercare che c'è. A meno che non devo cercare dall'altra parte, però non credo. Dove sta l'autobotte? Dove sta l'autobotte? Varie? Non credo sta su varie. Cisterna del latte. Oh, ma l'autobotte? La cisterna del latte, vabbè. No, dove sta? Ma non ci interessa. Questo solo latte porta. No, possibile. Ma mica sarà qua allora. No, possibile che sia qui. Oh. Ma non possiamo prendere l'autobotte, ma scusate. Vediamo un po', tante volte ci fosse un autobotte qui. Manco un cavolo. No, aspettate, dobbiamo trovarla, eh. Dobbiamo cercarla, anzi dobbiamo proprio trovarla. Ma scusate, è possibile che non c'è un autobotte qui? Rulli, fa cura, cerchiatori, carrobotti degli iguami. Ma questo è l'iguami, oh. Ma c'è anche quella normale? No, questo è l'iguami, no? O è acqua? No, questa è tutta acqua. Cioè, tutti i liquami, non è per l'acqua. Vediamo un po'. Possibile che... No, questa non porta l'acqua, dai. No, ma questo poi si fertilizza con quello. Non c'entra nulla. Dove stanno? Motoseghe, combattimento, vabbè, combattimento. Ma la volta di male, vedete, carica volte, papatarratta, qua non c'è, non c'è. Oh. No, possibile che non c'è un autobotte per l'acqua? Possibile, oh. Scusate, per la canna da zucchero, viticoltura con gli sassi, aratro, erbicida, ma oh. Possibile, camion, raccogli patate, zucchero, raccogli cotone, agricoltura, animali, pane, pinze, magari facciate circa robotti di liquami ancora, pure qua me lo mettono, ma perché è una mod, questo è per raccolta, ce ne frega niente, forche, auto varie, andiamo su varie, non c'è un cavolo, scusate, ma per esempio, no, viticoltura, non è che c'ho niente, possibile, oh. Cioè, non c'è in questa mappa la possibilità di comprare un autobotte per l'acqua, scusate. Marchi. Mi ci fregano dei marchi. No, possibile, oh. È impossibile, signori. Noi dobbiamo portarci l'acqua lì. Come ce la portiamo se non abbiamo l'autobotte per l'acqua, scusate? Allora, signori, ecco, finalmente ho trovato dove stanno queste auto, cioè queste botti dell'acqua, impressionante, stavano sotto animali praticamente. Qui animali e abbiamo trovato le botti. Allora, ovviamente non andrei a prendere una immensa, una anche abbastanza, diciamo, madonna, questa però ha 2000 litri,
6.000 litri, 6.000 litri, beh, buona questa, non è grande, è abbastanza, sì, prendiamo questa qua, va più che bene. Allora, vediamo, colore dei cerchioni, però non mi piacciono così, li facciamo scuri, ottimo, targa sta bene così, 6.000 litri per quanto riguarda le SR, diciamo che va bene, quindi va bene così, prendiamo questa. Allora, intanto andrei subito a prenderla, ovviamente. Perché andiamo con questa? Sì, andiamo anche con questo. Ok, accendiamo il motore, sganciamo e andiamo. Oh, dovete sganciarlo. Ok, bravo. Allora, andiamo un attimo a vedere dove sta il buon negozio, che ovviamente non me lo ricordo. Allora, noi siamo sempre lì. Ok, ah, sì, sta qua, dai. Sì, facciamo tutta questa strada qui. Ci dovremmo arrivare, dai. Così, intanto mettiamo l'acqua, poi ho solo un dubbio per quanto riguarda l'erbicida, ok? Perché per le altre cose abbiamo i cassoni che diciamo ci caricano il tutto, ok? Mentre per l'erbicida no, a sto punto non ho paura che dovremmo andare a prendere un muletto e un carrello per diciamo trasportare i pallet, ok? Eventualmente col muletto carichiamo quel pallet lì sul carrello e li portiamo giù. Per forza così penso si debba fare. Comunque, andiamo a vedere dove è sto negozio, che più o meno mi sono perso. L'albero no, bravo. Dovrebbe stare giù di qua. Dove siamo? Sì, in teoria è dritto per dritto. In teoria è dritto per dritto. Occhio qui. Ah, qui c'è il benzinaio, ma noi per ora. Niente ragazzi, mi abbiamo sbattuto addosso il palo. Non fa nulla. Madonna mia, su caro mio. Ah, questa è la cava. Questa è la cava che il buon Max mi ha consigliato di utilizzare anche per le fabbriche. Cosa che faremo eventualmente. Possiamo andare anche a spianare il. Oh, Madonna, mi ha fatto il botto. Mazzo! Ma dove sta sto negozio? Non facciamo scherzi, eh. Ce l'ho a sinistra e sta qua. E dove voglio andare io? Non lo so. Allora, andiamo di qua. Ottimo, perfetto, così. Mezzi campi. Sopra il guardrail. Gino non sta in forma oggi, per niente. Allora, andiamo a prendere la tua botte qui. E qui abbiamo quello che abbiamo preso nel scorso gameplay, tutto il necessario per avviare le serre, ok? Sì, diciamo che ho lisciato l'aggancio, non fa nulla, ok, vai un po' più dietro amico mio, e andiamo, dai. A questo punto tornerei da dove siamo arrivati. Allora, ritorniamo. Però scusate, io sono arrivato da di qua, vero? Sì. Ci sono macchine? Andiamo. Andiamo. Ragazzi, dai, però. Scusate, dove sono arrivato? Dell'aia, sì. No, da qua. Passo io, Chicco. Un po' più lontano. Non era qui la strada, no, mi sa che forse non era qui. No, infatti era dietro. Non oh, bisogna fare una grande. No, Ciccio, forse non hai capito. Io devo fare manovra. Ok, vai. Ottimo. Vai, ottimo. Ragazzi, dobbiamo far manovra, perciò non rompete le scatole. Ok, andiamo così. Ecco, dai, gira un po' più di qua, bravissimo. Un po' zigzag, però non ce ne può fregare di meno. E andiamo, dai, ce l'abbiamo fatta a fare la manovrina, su. Guarda quello. E aspetta, no? Boh. Non è che sono tremendi, eh. Madonna, questa è sempre la cava. Guardate qua. Aspettate, eh. Ecco la cava nostra, va. La cava che poi andremo a prendere. Non riesco a farvela vedere perché ci sta il coso. Aspettate. Vediamo se riesco a farvela vedere meglio. Eccola qui. Se proprio vado. Evito di andare addosso all'albero, sarebbe meglio. Questa è la cava che andremo a prendere, vedete? Sì. Andremo a prendere. Qua dobbiamo circumnavigare il terreno. E andiamo di qua. Allora, aspettate che consultiamo la mappa. Perfetto, ci siamo, ottimo.
Qui sto, vedete, un bel terreno a pioppi qui, che potremmo poi andare a sfruttare magari in futuro per la legna, ok? Tagliamo e ripiantiamo, tagliamo e ripiantiamo e via così. Dove sta la nostra cosa? Qua, vero? Sì. Oddio, sto rovinando tutto? No, 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 che culo. Andiamo, ottimo. Allora, adesso andiamo in teoria a caricare l'acqua qui. Dove fermati? Madonna mia, ho inchiodato. Allora, aspetta, me lo metto un po' più vicino. Ok, perfetto. Ricarica. Ovviamente la paghiamo l'acqua, non è che ce la regalano, no? Però abbiamo due serre. Utilizziamo questo che è comodo. Ce l'abbiamo qui davanti proprio le serre. Buonanotte. Utilizziamolo così che è meglio. Allora, facciamo un bel carico. Vabbè, sì, 6.000, dai. Un buon carico. Va bene questa autobotte, che dite? Piccolina, non fastidiosa, comoda. Caruccia, dai. A me piace. Che dite? Ok, caricato, caricato. Andiamo a scaricare, no? Cominciamo dalla prima qui. Madonna, che giri che sto a fa. Beh, no, il primo pallettino di uova abbiamo messo sotto. Vabbè. Ok, teoricamente basterà fa così, presumo io, no? No? Ah, no, vabbè, forse non è qui che devo scaricare, forse no. Forse. No, lì però. Vabbè, giustamente lì prendo l'olio in teoria. Qui devo scaricare? Boh. No? Acqua non accettata qui. Scusate, dove accetti allora? No, non mi dica là dietro, no! Oddio santo, come ci arrivo io ora lì dietro? Non avevo calcolato quello dell'acqua. Oh! No, raga. E come ci arrivo là io? No, ho sbagliato proprio. Oh, tanto chiudiamo sta porta, se vuole chiudere, già mi sta a far arrabbiare. Allora, vediamo se riusciamo. A meno che possiamo anche eventualmente fare una cosa. Allora, per ora proviamoci con questo perché ormai c'ho il trattore, ok? È vero che abbiamo anche il trattore quello più piccolino, che ci può essere utile per questo lavoretto. Effettivamente qui per l'acqua basta anche un qualcosa di piccolo. Non è che serve chissà che, eh. Per ora proviamo qui. Vabbè, non c'entriamo anche con questo, sinceramente. Pari pari, però, insomma. Allora, scarichiamo qui e almeno il primo lo facciamo. Lì ci dovremo passare uguale, ma lì stiamo più stretti ancora, mi sa che là non ci passiamo. Poi ci sono le galline. No, ho fatto una cavolata a metterlo così. E ora? Allora, qui abbiamo fatto il pieno. È già una bella cosa. Adesso andiamo a riprendere l'acqua. Tanto, oh, piano, piano. Il nostro Gino sta a palla oggi. Allora, vediamo un po' se carica, perfetto. E lì il problema, come ce la portiamo l'acqua? Lì è un problemone. Lì è un grosso problema, ma io le posso spostare le cose? Non credo, vero? Vediamo. Ah, signori, si era un attimino impallato il gioco. Comunque, si è ripreso. Quello che stavo facendo, ragazzi, è questo. Ho venduto quella serra perché lì proprio non ci passiamo, ok? Allora, però l'andiamo a mettere di nuovo, ok? E volevo mettere quella serra lì, qual era ora? Bella domanda, voi direte voi. Qual era quella serra? Allora, mi sa che non era una di queste, scusate. Questa? Eccola qui. Ok, ci rimettiamo questa, ragazzi, la rimettiamo ovviamente come stava quella lì, però anzi, io la metterei proprio così in mezzo, ok, in modo che, aspetta, voglio solo vedere una cosa, però se qui poi ci passiamo, vediamo un po', così, se io la rimetto così ci passiamo e dovremo anche riuscire a tornare fuori, sì. Mettiamola così, dai.
Almeno così riusciamo, ci passiamo, se no è un casino. L'avevo messa in male, non avevo calcolato il fatto dell'acqua, ragazzi. Vabbè. Allora, andiamo a mettere questa così vediamo subito se abbiamo fatto una cosa giusta e buona. Ma io penso di sì. Ora ci passiamo anche col trattore questo qui. Purtroppo non posso spostarle, non si possono spostare, quindi niente. Per forza ho dovuto vendere quella che avevo, ricomprarne un'altra, ci ho perso un po' di soldi, però amen, insomma, dai. L'importante, ecco, che riusciamo ad avviare la produzione. Ok. Ora anche su questa, anzi, no, vabbè, lo facciamo dopo. Attivo, bisogna attivare la produzione di olive. Allora, per quanto riguarda acqua, ragazzuoli miei, ci siamo, ok? Allora, sganciamo questo. Lo lasciamo pure qui. Adesso dobbiamo andare a prendere. Aspetta, sto cassone, vedete che ho rifatto la cavolata. Sto cassone qui, che cosa ci... Noi abbiamo preso quello, solo... Qual è questo qui? Solo acqua, ovviamente. Ah, madonna. Ecco che ci serviva, ragazzuoli. Niente. Vendiamo quello, compriamo questo, signori. Però questo qui... Aspettate, voglio dire una cosa. Se è comodo da portare o no, perché se non è comodo, signore... c'è questo... No, vabbè. Scusate, eh. Però è fisso, no? Sì. Si può fare. Se prendiamo questo, allora facciamo una cosa. Questo già possiamo comprarlo. E lo più che altro perché, signori, almeno con questo carichiamo tutto. Già ce l'abbiamo lì al negozio. Basta solo andare, diciamo, anzi, basta solo andare al negozio e io questo lo andiamo a vendere. Sì, ci ridanno un pochetto, vabbè, e via. Adesso, a sto punto, torniamo al negozio. Va, ci. Mi vado a prendere il cassone e torno, senza che vi smorbo con i viaggi, dai. Ok, signori. Oddio, ho sbagliato, sono sceso. Eccoci qui. Siamo arrivati in quel negozio. Ora andiamo a prendere il nostro buon cassone. Eh sì, per forza, ragazzi. Almeno possiamo caricare tutto su questo. Altrimenti su quell'altro solo l'acqua. Io mi stavo facendo mille pro... Ma questo possiamo prendere qui, sì. Forse sto messo male, no? Ditemi che mi sto messo male, sì. Ok, perfetto. Allora, visto che siamo qui vicini al... Questa che roba è, che non mi ricordo. Allora, qui abbiamo l'erbicida, qui il fertilizzante, qui i semi. I semi ovviamente dobbiamo prenderli con... Allora, facciamo così, vediamo un po'. Sì, perfetto. Carichiamo tutto l'erbicida. E tutti e tre, vediamo un po' se entrano anche perché non so quanto, non so quanto, no, sono due dell'erbicida e due di fertilizzante. Uno già l'abbiamo preso. Se mi carica pure l'altro, ovviamente no. Ecco cosa non volevo io, sto coso così, immaginavo fosse... Vabbè, cerchiamo di non fare troppe manovre, se no... Carichiamo pure il secondo pallet qui. E così con questo posso andare in lì alla diciamo alle serre e mettergli anche l'erbicida, ok? Ok, arrivati con l'erbicida, io direi di metterne 2000 e 2000. Ora, dove si scarica questo? No, non credo qua. Vero? Presumo che si scarica lì io. Vediamo un po' se riusciamo a arrivarci agevolmente. Penso di sì. Non si scarica qui? Ditemi di sì, che se non mi incazzo come una iena. Vediamo un po'. No, sicuramente dietro anche quello. Allora, però quello è per l'acqua. No, no, non mi dite che vuole i pallet, ragazzi, che mi sta arrabbiando, eh. Non accettato qui. Com'è il bicicletta? Ma non mi dite che vuole tutto là, allora. Ma non credo. Ora qui manco so se riesco a far passare il cassone, però ci proviamo. No, mi dite che vuole tutto qua. E vabbè. Sì. Ok, circa 2000 qua. Allora vabbè, quindi vuole tutto a lei. Io, Madonna mia, povero pallet di uova. Vabbè. Allora, andiamo a metterci pure quest'altro qui. A questo punto. Ok, qui siamo un po' più stretti, però dai. Lo andiamo a mettere tutto qua. Ok, adesso andiamo a prendere il fertilizzante. E ci mettiamo anche quello. Possiamo tranquillamente passare di qua. Ok, ragazzi, ci vediamo qui col fertilizzante. Eccoci qui di nuovo.
Andiamo a caricare, fermati. Carichiamo anche questo. E così ci rimangono i semi. Ok, i semi penso insomma con un cassone normale riusciamo a caricarlo, no? E poi i semi si scaricheranno, presumo, in maniera corretta lì dove abbiamo visto prima. No, davvero qua. Raga, mica si fa così, Comunque ragazzi, spero che stiate passando buon Natale. Ok, ora che vedrete questo video penso che sarà sera. Spero davvero che il vostro Natale sia stato felice. E vi auguro, insomma, tanti 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 buoni Natali. Ok, ci avviciniamo anche all'anno nuovo. Insomma, dai. Ok. Allora, quindi anche questo. Allora, ovviamente bisogna sicuramente andarlo a metterla dietro, perché è inutile che ci proviamo a metterlo qui. Facciamo il giro larghetto. Ok, cominciamo da qui. Ok, ottimo. Allora, ma va qui. Ma raga, fertilizzante liquido non ho accettato qui. No, raga, ti prego. Non mi dico vuole quello solido. Però dove lo mettiamo quello solido? Scusate. Cioè, vuole tutto, erbicida e acqua. Non accettato qui. No, non mi dite che vuole quello solido, ragazzi. No. No, ragazzi, non mi dite che vuole quello solido. Qui proprio non si scarica. Oh, non mi dite che vuole quello solido. Ma scusate, eh. Perché vuole quello solido? Mi deve fare arrabbiare allora, eh? Lì il simbolo è quello. Non è lì. Cioè, voi mi direte tanto uguale. Fertilizzante. Erbicida. Quello però vuole fertilizzante, erbicida non messi, semi ancora no, fertilizzante. Ragazzi, ho paura che voglia quello solido allora. Però io quello solido dove me lo carico? Scusate, non è per sfiducia, Però vorrei andare a capire bene io. A meno che non vende i sacchi. Liquido. Qui abbiamo tutto fertilizzante liquido. Ah, mi sa vuole quello solido. Mi sa vuole quello solido, vero? Sì, è solido. Madonna mia. E allora tocca sia per fertilizzante solido. Intanto compriamone 4. Facciamo 6, dai. Allora, compra, sì e sì. Adesso facciamo così, visto che voleva questo. Allora, però diventa un po' una rottura di coglioni, scusate se lo dico, Perché? Allora, questo per ora lo lasciamo qui. Abbiamo un po' di fertilizzante liquido, vediamo un attimo cosa farci. Ok? Noi abbiamo dei diciamo dei carrelloni per caricare quella roba lì. Mi sa manco uno. E allora a sto punto io volevo prendermi. Allora mi volevo prendere, guardate, vediamo un po', questo qui. Questo qui che carica, vediamo un po', fertilizzante, cioè questo qui fertilizzante solido, no? Ok. Ok, se autoload, quindi capacità 4000, 8000, vabbè prendiamo l'8000, ma ci abbiamo i soldi? Col cavolo, prendiamolo 4000, poi dopo eventualmente lo si, capito, no? No, ma comunque non ci abbiamo i soldi, andiamo in banca ragazzi, andiamo in banca a prendere un po' di soldini. Dove cavolo sta la banca? Eccola qui. Allora, quanto abbiamo già di prestito? 85.000, madonna mia.
Vabbè, prendiamo un altro po', tanto insomma, basta passare qualche mese, insomma, tranquillamente ci rifacciamo, quindi non è un problema. Allora, abbiamo detto, siamo sicuri che questo fertilizzante solido mi pare che lo prende, quindi noi prendiamo questo, a questo punto facciamo 8.000 e lo compriamo. Dovrebbe essere autoload, quindi dovremmo stare a posto, visto che ce l'abbiamo già lì al negozio. Ci arriviamo al volo e prendiamo quello. Dopodiché, ragazzi, chiudiamo col gameplay perché già si è fatta una certa. Tanto, signori, io passo per i campi, faccio prima, se no qui. Guardate come zompa. Così vi faccio vedere i voli di questo bel trattore. Passo di qua, tanto non rovino nulla. Questo poi, tra l'altro, boh, non so se è coltivato. Boh. Però vabbè, andiamo di qua. Via. Andiamo di qua. Ok, andiamo a prendere quello, vediamo se riusciamo a caricare, perché sennò mi incazzo come una iena. No, il fatto è che poi qui si passa la macchina, facciamo, mamma mia, avete visto? Ma noi non abbiamo paura di nulla, a parte dei guardrail. Perché i guardrail non fatti così, dai? Odio un po' troppo, abbiamo girato. Andiamocene di qua. Ok. Andiamo a vedere, vediamo se carichiamo subito, almeno vediamo un po' se riusciamo a farlo, perché sennò... Cioè, certo, una rottura. Scusate se lo dico, ma due coglioni. Cioè, fammo una cosa semplice che si carica. È vero che, voglio dire, è bello anche le cose. Allora, quello che abbiamo comprato sarebbe buono eventualmente anche per i semi. Vabbè, perché mi metto sempre male come caricarlo? Ok. Allora, vediamo un attimino una cosa. Insomma, sti cavoli. Lato scarico indietro, no? Modifica relazione velocità, ricarica caricatore automatico di pallet, però non sono pallet. Eh no, ah vabbè. Ah, così? Vabbè, se noi ci va bene uguale, no? Dovrebbe andare bene lo stesso. Proviamo, ragazzi. Oh. Più di provarci, altro non possiamo fare. Mo' con questo fertilizzante solido andiamo subito lì, alle serre, andiamo a scaricare, scusate. Vabbè, qui abbiamo fatto un bel pieno, alla fine. Mettiamo metà da una parte e metà dall'altra, sperando che tutto sia come deve essere, perché insomma, ok, 6.000, andiamo, dai. Andiamo, ritorniamo alla nostra bellissima SR che ci stanno facendo tribulare oggi. Ci stanno facendo davvero tribulare, perché insomma, hanno fatto spende soldi su soldi. Ok, passo di qua a vedere, ragazzi, perché taglio un pochetto, insomma, facciamo un po' prima. Ok, andiamocene di qua e poi via per i campi, signori. E voilà, andiamocene di qua, tanto non roviniamo nulla, non c'è problema. Qui facciamo un voletto, eplala, e via di là, e siamo arrivati, sta lì. Ok, dai, proviamo a scaricare questo, poi ci mancherebbero solo i semi, possiamo avviare la produzione, dai. Certo, un gameplay solo per avviare la produzione di olive, cioè impressionante. Gira, ok. Adesso se non me lo scarica mi incazzo come una iena, poi il problema dove vuoi, vabbè. Io penso a sto punto sia qui però, vero? Cioè, penso io. No, io penso sia più qui. Scarico. No? Dai, su ragazzuoli. Come si scaricava qui? Ok, perfetto. Oh, abbiamo capito come si fa. Quindi, di là l'erbicida e l'acqua. Qui semi e fertilizzante solido. Ok? Perfetto. Adesso ci andiamo a prendere i nostri bei semi che stanno sempre lì al negozio. No, ho scaricato tutto su uno. Vabbè. Partiamo con una, ricordiamoci che era il primo, al primo volevo scaricare a metà e metà, vabbè. Andiamoci a prendere i semi, li portiamo qui e avviamo la produzione di olive, va, se no qui famo notte davvero. Gino oggi è un po' off-road, eh? È così che dobbiamo fare. Dai, Gino, dai. E poi nei prossimi gameplay eventualmente, ragazzi, ci dedicheremo anche ad altre produzioni. C'era quella della maionese che ho pronta, eh? Sta lì pronta.
Dobbiamo solo attendere magari le prime uova e capire che altro ci dobbiamo mettere. Vediamo se riusciamo a passare di qua, sì. Per riuscire a capire cosa altro ci dovremmo andare a mettere. Siamo di qua, non succede nulla, vero? No, perfetto. Ok. Adesso ci andiamo a caricare questo. Eccolo. Mamma mia, no, così. Da, Borelli. Non volevo fargli questo. Non volevo. Porra, guarda, l'ho mandato quello. Poverino, dai. Ma si fa così, oh. Povero pallet di semi. Cosa mi sta caricando? Scusate. Mi sta caricando la roba giusta. Ah, perché ho anche quelli di semi. È vero, è vero, è vero. Mettiamo un colpo. Adesso un attimo. Vabbè, i semi eventualmente possiamo caricarci anche quell'altri. Questo riusciremo mai a caricarlo ora nel poraccio. Sì, vai. Lo stiamo caricando. Vabbè, carichiamo solo questi, almeno vediamo, attiviamo una serra. Poi dopo off camera eventualmente ci penso io a attivare anche l'altra. Devo portare i semi e il fertilizzante solido e basta. Tutto il resto ce l'hanno, quindi non c'è problema. Andiamocene di qua, andiamocene di là. Ok, dai, andiamo a mettere questo, così abbiamo fatto, ragazzi, eh. Andiamocene di qua. E voilà. Allora, ecco, siamo quasi arrivati. E mettiamo anche questo, dai. Ok. Gira, gira, bravissimo, grande nostro Gino. Allora, andiamocene di qua come prima. Ok, tanto sempre di là dobbiamo andare. L'unica cosa è che ora. Ah, beh, possiamo anche metterci così elettromarcia, che ci frega. Ok, andiamo avanti così. Ottimo. E scarichiamo qui. Tanto, vi ripeto, scarichiamo tutta questa, almeno avviamo qui. Che poi è l'unica spenta, però vabbè. Ogni tanto che scarica, io direi. Ecco, qui scaricato tutto. Andiamo a attivare la produzione. Sono tutto un cavolo che mi ha messo tutta sta roba. Allora, olive, vedete? Eccole qui. E noi, sì, col cazzo, ho sbagliato, scusate. Allora, invece di attivarla sono uscito. Allora, torniamo lì. Gli facciamo il giro lungo. Ok. Ok, allora le olive abbiamo detto che le attiviamo. Ok, e questo sta cominciando a fare olive praticamente. Hanno tutto, ha tutto, sì, vedete? Immagazzinamento, no? Ma sì. Sì. Ok, quindi attendiamo, ok? Da qui dovrei scaricare le mie olive praticamente, sempre col cassone. Io direi di chiudere qui le porte in modo da non far passare l'aria che potrebbe danneggiare la nostra cultura. E detto ciò, ragazzi, io direi di finire qui il gameplay. Insomma, è durato parecchio. Abbiamo attivato le nostre, diciamo, prima produzione di olive, ok? Qui nel frattempo, ragazzi, però io sto vedendo, a parte vabbè che io vorrei anche girarlo, però vediamo un po'. Allora, no! Ecco, bravo, va bene, scusate, voglio sistemare un attimino sto bancale, perché vorrei portarlo qui insieme a quest'altro. Vediamo un po' se riesco a farlo. No, no. Vabbè, lasciamolo così, dai. No, volevo. Eccolo qui, bravissimo.
Ottimo, lasciamolo qua. Vai, perfetto. Allora, ragazzi, detto ciò, dopo esserci divertiti, allora, ragazzi, vi rinnovo gli auguri di Buon Natale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguitemi. Mi raccomando, eh. Ciao ragazzuoli.